L'evento centrale della fede è la vittoria di Dio sul dolore e sulla morte, che sgorga dal mistero pasquale di Cristo, nel quale si rivela il volto di Dio Padre, consolatore degli afflitti. Così Papa Francesco ha parlato della potenza della risurrezione di Gesù nell'omelia della messa di canonizzazione di Stanislao di Gesù Maria, sacerdote polacco, vissuto a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo, fondatore della Congregazione dei Chierici Mariani dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, e di Elisabetta Hesselblad, religiosa svedese, fondatrice dell'Ordine del Santissimo Salvatore di Santa Brigida. Ed ha ricordato che i due nuovi santi sono rimasti intimamente uniti alla passione di Gesù. In effetti, nella passione di Cristo c'è la risposta di Dio al grido angosciato e a volte indignato che l'esperienza del dolore e della morte suscita in noi. Si tratta non di scappare dalla croce, ma di rimanere lì, come fece la Vergine Madre, che soffrendo insieme a Gesù ricevette la grazia di sperare contro ogni speranza. Il Papa ha quindi commentato la prima lettura e il Vangelo della Domenica e i segni prodigiosi di resurrezione operati dal profeta Elia e da Gesù su due giovanissimi figli di donne vedove. Francesco ha spiegato che la parola chiave è «dammi il tuo figlio», rivolta dal profeta alla vedova di Sarepta, che esprime l'atteggiamento di Dio di fronte alla nostra morte. Non dice «tienitela, arrangiati», ma «dalla a me». Ed Elia lotta con Dio, mostrandogli l'assurdità di quella morte, finché Dio ascolta la voce del profeta, perché in realtà era lui ad agire in Elia. E la tenerezza di Dio si rivela pienamente in Gesù, che prova compassione per la vedova di Nain e per suo figlio. Gesù chiede per sé la nostra morte, per liberarcene e ridarci la vita. Infatti, quel ragazzo si risvegliò come da un sonno profondo e ricominciò a parlare. E Gesù lo restituì a sua madre. Non è un mago, è la tenerezza di Dio incarnata. In lui opera l'immensa compassione del Padre. Una specie di resurrezione è anche quella dell'Apostolo Paolo, che, come racconta lui stesso nella lettera ai Galati, da nemico e feroce persecutore dei cristiani diventa testimone e araldo del Vangelo. Non per opera sua, ma come dono della misericordia di Dio, che volle rivelare suo figlio in lui, quasi imprimendo nella sua persona, carne e spirito, la morte e la risurrezione di Cristo. E anche con noi, peccatori, ad uno, Gesù non cessa di far risplendere la vittoria della grazia che dà vita. E oggi, e tutti i giorni, dice alla Madre Chiesa: dammi i tuoi figli, che siamo tutti noi. E li prende su di sé i nostri peccati, li toglie e ci restituisce vive alla Chiesa stessa. E ciò avviene in modo speciale durante questo anno della misericordia.